tutte e due formazioni che sono alla caccia di punti preziosi prima della fine del campionato di andata. E intanto si salutano i giocatori, il Trieste che è venuto a Eppan intanto con la formazione, il numero 3 Radojković-Jan, il numero 5 l'Eterno Dapiran, 7 Mazzarol Gabriel, il 10 Urbat Federico, 13 Di Nardo Massimiliano, 16 Postonia che ritorna in porta dopo il suo infortunio, auguri a Thomas, il 17 Gans Riccardo che è rientrato a Trieste, il 18 Ceccardi Juan Francisco, il 19 Visintin Marco, 20 Kosec Matic, il 21 Zoppetti Niccolò, 23 De Luca Daniele, 33 Sandrin Luca, 35 Pranic Filip e chiaramente in panchina Radojković Freddy che dirige dal fondo campo, dal fuoricampo la sua squadra. Poi c'è il Eppan che inizia con già in porta Bortolot Samuele numero 1, il 6 capitano Oberauch, 7 Lonkerich Franz che è ritornato con la sua squadra. Adesso ci sarà un minuto di silenzio per cui aspettiamo questo minuto e poi andiamo avanti. Eccoci di nuovo e andiamo avanti col numero 9 Singer Simon, numero 10 Goux Elian, numero 11 Lehmeyer Daniel, 12 Selvatteo, il 13 Widenhofer Alex, il 17 Aizans Alexander, 18 Moran del Gabriel, 19 Bernard Manuel, tanti giovani in questa formazione, il 21 Zanutto Felipe, 24 Lollo Alberto che dopo l'infortunio di sabato scorso a Bolzano di nuovo in campo, numero 30 Marquez Cunha Gonzalo, il 71 Pliga Daniel, 99 Rainer Valentin e in panchina sempre il duo Forer e Oberauch. Inizia già questa partita con il Dapiran numero 5 che già fa il suo 1-0. E il cambio di Lonkerić con Lollo dirigono l'incontro Corioni e Zancanella. Eppan in blu e il Trieste solito rosso. Cunha, bel gol in porta intanto Zoppetti e anche il numero 20 del Trieste si fa vedere subito, niente da fare per Bortolot, 2-1 il risultato. Abbiamo poco pubblico oggi a Eppan, c'era una grandissima manifestazione dei diavoli e qui i diavoli si vedono subito anche in campo. Urbaz Federico 3-1 dopo una palla persa
passaggio di Lollo su Zanutto, se non sbaglio. Trieste che subito conduce dopo 2 minuti 3-1. Sicuramente squadre tese in campo. Branić che dal centro fa fallo su Gonzalo Cugna, palla fuori, recupera Lepan. Oberauer, bella, bel tiro Oberauer, angolo lungo per lui, 2-3, parte velocissimo anche il Trieste. Vediamo sul live ticker cosa abbiamo di altri risultati. Intanto c'è il Carpi 17-23, altro derby importante in terra emiliana. Cingoli 19-25 contro il Siracusa, è il Cingoli che soffre sotto di 6. Pressano 9, Bolzano 13, Bolzano che sembra voglia andare in vetta, con il risultato potrebbe essere un risultato importante. 2 minuti per Cugna che sembra abbia preso le mani troppo in alto e preso in volto il giocatore avversario. Vediamo, che speriamo che non ci sia niente di grave, un po' stordito. È subito inferiorità numerica per Lepan per un colpo al volto. La solita botta che si prendono i giocatori sul campo, niente cattiveria, però il tocco c'era, è giusto così. Kozec intanto fa vedere subito che è di nuovo pronto, 4-2. Cambio portiere con un giocatore, arriva Lollo in campo. Subito messo la testa avanti il Trieste. Lollo, tiro forzato. Subito contropiede del Trieste, ferma tutto da Piran che si sposta all'ala. Bel passaggio all'ala, per fortuna c'è Bortoloz. Contento della difesa, manca un po' la velocità, chiaramente Lepan in inferiorità e per cui un po' più di calma. Wiedenhofer, Longaric, Singer, bel passaggio su Singer che entra e
Bortolozzi para anche questo, palla Leppan, 3-4 intanto il risultato. Infatti, come vi dicevo, poco pubblico qui al Palla Raiffeisen per una manifestazione, come vi dicevo, c'erano i diavoli che andavano per il paese e poi mercatini pienissimi e pieno anche di energia. Zoppetti che para a Longaric, arriva Ceccardi che muove bene la difesa dell'Epan, adesso si sposta terzino sinistro con il Radojkovic all'entrata, ecco, bella finta su Singer, niente da fare, Ceccardi uno contro uno diabolico. E altri due minuti, questa volta tocca a Kozec che sfiora in volto Longaric, due minuti anche per lui. L'arbitro che raccomanda la calma. Superiorità adesso per Leppan, 3-5, serve gol. E c'è Singer sotto le gambe di Zoppetti. 4-5, 7 minuti giocati. Senza portiere anche il Trieste. Come vi dicevo, anche il Bolzano che chiaramente oggi con una vittoria potrebbe andare in alto, proprio in cima alla classifica. Carpi 20-24, Rubiera soffre. Longaric palla dell'Eppan. Furbizia del giocatore del Trieste che ruba qualche secondo importante per una ripresa veloce dell'Eppan. Il Cingoli che è dietro di 6. Palo di Oberau. Peccato. Bressano intanto a meno 5 contro il Bolzano. E poi c'è il Conversano che gioca in casa contro il Sassari. Qui vedo un risultato strano, c'è scritto intervallo 2-1, ma penso che non c'entri il risultato. Cioè l'intervallo sarà 2-1, intanto il Merano avanti 3-1 contro il Cassano, anche questa è importante. Intanto vedo che manca ancora il life kicker di Eppan contro il Trieste. Zoppetti
mantiene in vita intanto il Trieste, 5-4 il risultato. Altra parata importante di Bortolot. Vediamo Cugna. Bel passaggio. Però c'è Zoppetti che para bene 7 metri per Lepan. Va Zanuto. Vediamo se c'è la parità. Cinque pari, Zanuto non sbaglia. Funziona il live ticker, mi dicono, intanto vi dirò comunque sempre i risultati. 5 pari, intanto arriva il terzino Mancino, fa un'ottima prestazione fino adesso. Eccolo di nuovo, passaggio a... Ah, bellissimo, bellissimo da Piran. Bellissimo da Piran. 2 minuti per Oberau. Qui da Piran un po' ha inforcato la gamba. Comunque, bellissimo tiro suo. 6-5. Speriamo che sia solo una bottarella. Eppan si ritrova in 5. Time out chiesto da coach Forer e abbiamo... leggera strigliata ai suoi ragazzi che non sono ancora entrati benissimo nella partita, velocità un po' fiacca, però come sempre adesso in inferiorità si tira un po' il tempo. Loncaric ci mette tutto il suo. Wiedenhofer, Loncaric, Lollo, Cugna, tiro parato da Zoppetti. Lollo che ritorna in difesa, reagisce subito il Trieste, cambio, ritorna Radojkovic, si sposta di nuovo da Piran all'ala che ha fatto 2 su 2. L'ultimo quasi impossibile, ma bravissimo.
questo brutto passaggio, ma eccolo qui di nuovo il passaggio. Sudapiran si lamenta, Bortolot che si lascia troppo spazio a Dapiran che non sbaglia. Gianluca 3-3, sicurissimo. Bel gol di Gollo, angolo corto non facile, e traversa, prende la traversa il Trieste, fortunato Lepan su questa ripresa veloce, anche se Bortolot con i suoi due metri buoni non ce l'avrebbe fatta a prendere questo pallone. Lollo, Cugna. Bella di fare il Trieste adesso. Do, dingo, do. Nado. Bossetta, do, Mirko, Kons. Si crime, do, isso, Mirko, i coni roi. 7-6. Risultato, fallo su, viene marcato stretto Cugna, peccato da dietro, ci sarà un due minuti, questo sì, si era, bisogna lamentarsi, tirato giù da dietro Franic, no anzi, di nuovo Kozec. Seconda volta se non sbaglio. 7-5. Senza portiere di nuovo il Trieste. Vediamo Singer adesso che è molto in avanti su Ceccardi, ci sarà Radojkovic che diciamo che è stato sfiorato in volto. Nella pallamano si dice così, ma forse ha preso l'occhio un difensore. Ceccardi vede bene Wiedenhofer, qui rischia, spinta da dietro, c'è già il commissario che deve tranquillizzare Radojkovic. Wiedenhofer che spintonato da dietro. Si lamenta De Luca. E intanto ci sarà Ceccardi. Prende uno dei suoi. Tempo finito nell'attacco. Troppi passaggi e il passivo è scattato. 17 minuti giocati, 7-5, partita non bella fino adesso, tatticamente un po' nervosetta, troppo in palio qui a Epan. Ah, questo sì, bel tiro di Zanuppo, non facile neanche. Bravo Matteus, Coppetti era lì, passa in vantaggio per la prima volta Lepan 8-7.
intanto il Caffi che è a meno 2, recupera il Cingoli, i diavoli del Cingoli sono a 30-31, non mollano mai, una squadra che corre 60 minuti e per cui con una media mi pare di 35-36 reti a partita è lì. Bella difesa adesso anche dell'Epa. Merano 9-7, i diavoli neri, e passaggio lungo e parata di Zoppetti era difficile per Oberau, era già sull'angolo corto, difficile Zoppetti presente e time out del Trieste. Campo, c'è stata un'ammonizione per Radojković, l'allenatore che non ci stava con le decisioni arbitrali. Ceccardi bloccato da Lokaric. Bella difesa ancora dell'Eppan. Ceccardi bloccato da Zanutto. Arriva Dalla, trova il pivot. Brava, bella mossa del Trieste. Bella mossa, bravo, 9-8. Radojković. Adesso abbiamo Sandrin che è sulla posizione del terzino destro. Sempre Sandri. Difende bene l'Eppan, un po' duro Lokaric, ma quello che è permesso è lecito. Bella parata di Radojković, lo blocca Bocolot. Vediamo se l'Eppan ha un momento buono per andare a più 2.
niente riprese veloci dell'Eppan oggi fino adesso. Wiedenhofer. Spinto, vede fallo l'arbitro che sul passivo comunque mano alzata. E dopo il rientro del suo brutto infortunio fa il 10-8. Bravo Fran. Vediamo che è rimasto fermo per quasi un mese dopo un infortunio che si è procurato a Sassari sul ginocchio. Comunque con tanta di fisioterapia è riuscito a rientrare per questa partita importante. Va bene Radojkovic, bel passaggio, il solito Gianluca che questa volta trova Bortolozzi. Loncaric troppo egoista in questo momento di attacco, infatti coach Forer chiede subito il riordino della testa, dei pensieri. Nuovo passaggio a Umerauk, bello Umerauk, ma no, niente invasione di campo per lui. E palla persa del Trieste. Saranno le moviole a decidere se era invasione questo tiro di Umerauk. Bel tiro però. Otto, il punteggio fermo dopo 24 minuti. Saluto. È entrato Gox. Adesso scusate, non ho visto bene chi ha fatto il gol, forse era anche lui, visto che viene complimentato. Carpi 25, Rubiera 28, il Cingoli è di nuovo lì 32-34, una partita sicuramente interessantissima. Il Pressano che dà del filo da torcere a Bolzano, meno 4 comunque ancora dal secondo tempo. E poi cos'è che c'è? Il Conversano, Sassari 8-10, sbaglia Overau, si riprende la palla, due errori madornali dell'arbitro, in questo caso non ha visto il fallo da dietro su Overau, ripresa sbagliata dice lui, infatti il pubblico fischia. Merano 10, Cassano, no scusate 12, Cassano 10, combattutissima anche questa. L'Eppan si è riavviato il life stick, 11-8 il risultato dice, e Zoppetti pronto su Cugna. Abbiamo bellissima palla di Gox che se la fa parare da Zoppetti. Zoppetti in formissima oggi. E così è la palamano invece del 12-9, si arriva, no scusate, 12-8, si arriva 11-9. Troppo frenetici, purtroppo Gux trova in Zoppetti un ottimo portiere.
la difesa sempre di Pranić. Passi di Cugna, niente, niente, si ritorna in attacco. Lollo, passaggio brutto sotto fallo, ma comunque non fischia l'arbitro, per cui Trieste in attacco. E sembra che il Trieste voglia riprendersi questa la partita a Epan. 27-40 giocati, 11-9. Radojkovic che rientra in campo. Da Piran, centrale adesso, giocatore che può giocare dappertutto. Qui è rigore, non viene dato il gol perché c'è stata un'invasione di campo. C'è la possibilità di vanificare questo gol. Vediamo da Piran su Bortolot. 11-9, come dicevo. E non sbaglia Gianluca. 11-10, Epan, 4 minuti di no. E il Trieste è di nuovo lì. Lollo, perde palla Loncaric. Lollo, Loncaric. E passaggio a Zanutto, Zanutto freddissimo, bravo Matteo Zanutto. 12-10, mancano 50 secondi. Per la pausa ...30 secondi, arriva Radojkovic, Pranić, da Piran di nuovo centrale. Intanto perde un po' di tempo il Trieste e vuole concludere prima di la... Vede Gianluca da Piran di nuovo a segnare. 12-11 e così andiamo in pausa.
a bite. Woo! A bite. Woo!
Eccoci di nuovo per il secondo tempo al Pala Raiffeisen, che è già iniziato. Ritorna Oberauch sul terzino destro assieme al compagno Singer. 12-11, risultato intanto per la formazione di casa, che non ha ancora attivato bene i motori oggi come velocità. Vediamo se è servito qualcosa. Bella parata di Zoppetti, adesso già all'inizio, tiro non preciso di Cugna. Vediamo altri risultati che si sono cambiati nel frattempo. Bressano 23, Bolzano 27 avanti, poi abbiamo il Conversano 11, Sassari 13, bella prestazione del Sassari, e rigore a Eppan, ritardo di Wiedenhofer. Merano 16, Cassano 15, anche questa di combattutissima, e Bortolot niente da fare. Ceccardi un cecchino, 12 pari, si ricomincia da zero in pratica questa partita. Cingoli è terminata, 35 Siracusa 39. Sbaglia Lollo, fuori porta, questa qui non è rientrato benissimo l'Eppan, dopo due minuti due tiri sbagliati. È terminata anche Carpi 27 Rubiera 30. Zanutto blocca Ceccardi. Prestazione solida del Trieste. Fallo fischiato per Kosec. Passivo indicato. Vediamo Ceccardi, vede Dapiran e lui vede Bortolot, la gamba di Bortolot. Per fortuna c'è Samuele Bortolot in porta. Vediamo se Leppan si convince di Oberauch, perde palla di nuovo Oberauch. Lollo 13-12, cambia con Lonkaric e Dapiran, di nuovo Bortolot, e sbaglia il passaggio Samuele Bortolot, intercettato dall'ala destra del Trieste. Ritorna in difesa Leppan. Bortolot, che sabato scorso ha segnato tre reti a Bolzano a porta sguarnita. Kosec, difesa molto aperta del Leppan. Radojkovic, Kosec, arriva Ceccardi, Radojkovic, bravo, di nuovo Ceccardi, palla a Dapiran, che dice il quarto passaggio, niente gol. Oberauch non trova compagni.
si è messa sul difficile questa partita. Va bene, difesa dura su Zanutto. Gli arbitri sistemano le cose. E prende la palla da Piran. E niente da fare per Sandrin. C'è di nuovo Bortolot che salva. Panchina del Trieste, nervosetta, Oberauf. Bella difesa di Dapiran in centro. Oberauf. Zanutto che prende nel tiro. Sotto fallo prende Zopetti in faccia. Ci sarà un 7 metri, ma spostato completamente Zanutto per aria. E sarà lui contro Zopetti. Duro il portiere dopo una pallonata. Non sbaglia Zanutto. 14-12. Sicuramente Zopetti ha dato una grossa mano al Trieste in tutto il primo tempo. C'è Tomas Bostogna che si cura di lui. C'è Cardi. Radojkovic parato di nuovo. Bel momento di Bortolot e bel gol di Oberauf in velocità. 15-12. Buona velocità adesso di Oberauf. Infatti Radojkovic è già lì col cartellino pronto. 7 minuti giocati. Arriva Ceccardi. Bel passaggio all'ala e bel gol. Niente da fare per Bortolot. Prova Gonzalo Cugna, bloccato fisicamente fortissimi il Trieste, soprattutto Pranic che lavora molto bene in difesa assieme ad Apiran. Oberauf. Loncaric, Gonzalo Cugna e prende la palla Zanutto. C'era un fallaccio su Cugna, poteva esserci un rigore, ma gli arbitri fanno correre l'attacco e Zanutto fa il suo. 16-13. Non molla il Trieste. Jan Radojkovic, infatti è lui a segnare il 14 e qui c'è un fallo di 2 minuti su Jan-Niklas Oberauf di Sandrin. Zanutto non vuole
vuole intendere che è un 9 metri e non un tiro al rigore. Bisogna tenere la calma, adesso si scaldano e arriva Singer. Singer niente su, su Cugna, l'arbitro non ravvisa un fallo, poteva tirare Singer lui stesso. Troppo bella doveva essere questa azione. Sarebbe stata un'ottima posizione per Singer per tirare in porta. Radojkovic, Kozec, arriva Ceccardi, di nuovo Kozec, Radojkovic, da Piran, rientra il portiere, bloccato Kozec, Ceccardi, di nuovo Radojkovic, no, scusate, da Piran, bellissima rete di da Piran, 16-5. Sempre presente il Trieste, sempre lì, molto molto combattuto. Sfondamento su Oberauch, viene fischiato sfondamento, un po' troppo rigido forse l'arbitro su questa azione. Comunque così è, Trieste che ha la palla del 16 pari in mano. E intanto sono al completo, superato bene questo gap di 2 minuti. Radojkovic, forse passi, Kozec, palla persa. Chiede la calma a Cugna, che non si è visto ancora più di tanto. Cambio Oberauch con Lollo. Fase importante. Vediamo Wiedenhofer, Cugna, Lollo. Lollo passi sotto fallo, Bressano 29, Bolzano 32. Dovrebbe essere quasi finita al 30esimo. Conversano 12 e il Sassari 13. Gol di Cugna, parata e rientra la palla a Zoppetti. E subito contrattacco del Trieste, che non muore mai. Merano 23, Cassano 21, 10 minuti giocati, questa partita qui che sembra eterna a Erpan, mancano ancora 17 minuti, per cui due pali, preso palo Lonkaric, preso palo Wiedenhofer, forse angolo troppo corto per lui, comunque palo è sempre parata del portiere. E time out del Trieste.
17 minuti da giocare al Pala Raiffeisen, con un Trieste che è lì e si gioca il tutto per tutto, assieme a un Eppan che ancora lotta ma non riesce a sfuggire. Il Merano che non sfugge neanche al Cassano, 23 pari intanto. Kovec da Piran che entra come secondo pivot e crea spazio. Kovec, bella, gioca, bellissima partita di Dapiran, che va a fare 17 pari. Alla fine il Trieste gioca da un'ala a un'altra ala e Loncaric 17. Bravissimo il Trieste a giocare da un lato all'altro lato con delle ali prepotenti. Terzino destro per Gianluca Dapiran, che non so se ha mai fatto anche il portiere, ma se no ha fatto di tutto. Ritorna all'ala. Ceccardi, imparabile. Lollo va convinto. 19-18. È rimasto per terra Ceccardi, ma forse solo un crampetto. Dopo questo tiro in appoggio che gli ha procurato il 18° gol del Trieste. Vediamo cosa dice il medico. È uno strappo muscolare, lamenta Ceccardi. Vediamo se riesce a riprendersi. Dolente esce dal campo. Sfortuna in questo momento per il Trieste, che perde per un attimo, speriamo, un validissimo giocatore. E intanto rientra Sandrin e Radojkovic, che rimane sul centrale. Kovec, Sandrin, Radojkovic, missile di Radojkovic. Si vede poche volte un tiro così secco suo, 19 pari. E Singer, 20-19. Reagisce bene Leppan. Singer avanti su Radojkovic. Kovec, gol per lui. E niente, non c'è fallo su Cugna. Para Zoppetti. Non c'è fallo. Scuote la testa Cugna. Venti pari, si ricomincia come sempre già un paio di volte in questa partita.
Kozec. Bel tiro di Sandrin para Bortolot. Niente da fare per il vantaggio del Trieste ancora, però è lì. Vediamo Ceccardi che sente dolori. Wiedenhofer. Lollo. Con un bel cerotto in faccia ancora. E fallo su Lončarić. Fallo mentre era in elevazione. Non sono delicati in difesa i triestini, ma questo è quasi una tradizione. Cugna, Lončarić, Cugna, Oberhaupt, Lončarić. E bel passaggio a Zanuto che prende la palla con una mano sola, 21-20. Vuole una difesa organizzata adesso. Conversano intanto è a 14 contro i 15 del Sassari. Sassari che sembra faccia una bella partita, anzi 15 pari adesso. E il Merano ancora parità. Blocca il muro di Lončarić, questa palla, 25 pari Cassano, Merano, intanto ancora. E di nuovo da Piran, sotto le gambe di Bortolot. Brutto passaggio di Lollo che vanifica il mini break di vantaggio sulla difesa. 21 pari di nuovo. Cingoli, come vi avevo già detto, perde in casa contro il Siracusa. Bel tiro di sottomano di Cugna, parato di Zoppetti. 10 minuti di fuoco ancora il Pala Raiffeisen. Alla fine è entrato in partita il secondo portiere dell'Eppan, Teo Selva. Forse qualche minuto di respiro a Bortolot. E para la prima volta, tocca e esulta. Lollo che sotto fallo non trova il suo compagno. Sono passaggi, non dico difficili, ma non si può sperare nel fallo. Forse ci voleva solo la mano destra per il passaggio a Oberau. Un po' in difficoltà Lepan. Anche qui gli arbitri non ravvisano un fallo. Altra palla buttata al vento. C'è un po' di confusione. Vediamo chi la spunta. Deve darsi una mossa alle palle. Troppe palle perse per un incontro così importante. Da Piran. Sandrin, arriva Kozec, arriva da Piran, solito alla
che fissa il nuovo vantaggio del Trieste 22-21. Entra Rooks, non trova Lepan la via giusta per vincere questo incontro. 8 minuti, Gox la trova, cambio direzione, 22 pari, troppo veloci i triestini. Bortolot, ci vuole qualche contropiede veloce dell'Eppan, perché se no sarà difficile. Piran, sempre palla che va verso l'ala, allarga Sandrin, nove metri, passivo chiamato, sfortuna per Lepan che la palla arriva nelle mani dell'ala triestina, palo, e Bortolot non riesce a fare niente, gli scappa dalle sue mani. 23 pari con Gox. Sbaglia Gozec. Tapiran che incita i suoi. Cunha. Zanutto, bravo Elian. Zanutto 24-23. Vede Zanutto. Gox. Torna in vantaggio Lepan, 24-23. Per fortuna palla sporca per il vivo triestino. Sandrin. Cos'è? È ancora fallo. Saranno tre passaggi. Gioca bene Kozic sulla sua posizione. Passivo, passivo e volante che non va. 2 minuti a Kozic, che diventa cartellino rosso per somma di esclusione. Un fallo che non ci stava, perde il terzino destro il Lepan e chiama time out coach Forer, e abbiamo un minuto di pausa. Il minuto ci sarà
il commissario che fa ordine. Ci sono 10 arbitri adesso in campo attualmente, palla rimane all'Eppan, 5 minuti scarsi da giocare e qui un giocatore di troppo che è uscito da un fondo campo, nessuno l'ha visto, vabbè, né arbitri né commissario hanno visto questa spinta da Sandrin su Cugna, sfugge un po' di mano questa partita agli arbitri in questi secondi. Vediamo Zanuto, bell'angolo, 25-23, impeccabile oggi Zanuto. E qui gli arbitri si sono dimenticati di fare la conta quanti giocatori triestini ci fossero in campo, comunque è andata bene così. Il Conversano ancora sta giocando a 17-19 e il Merano conduce di 1. E chi può essere un Dapiran che può risolvere il dilemma, come sempre qui spinta all'ala del Trieste, scusate mi è sfuggito il nome, De Luca Daniele, che anche lui fa un'ottima prestazione. Sandrin, angolo corto, vale il 24-25. Gioca bene il Trieste in inferiorità, non l'Eppan. Adesso arriva Zoppetti su Oberau che chiude la porta. Ecco, questo è il sesto giocatore di difesa che chiude la porta, 2 minuti e 20 e più 1 per l'Eppan. Può esserci il colpaccio del Trieste in casa dei Leoni. Chi sarà? Sandrin, Dapiran. E sbaglia. Ganz. E time out per 2 minuti ancora di partita da finire. Tempo scaduto, Eppan in attacco molto molto importante. Cugna, Gox, Lollò, Oberau, Cugna. Vediamo cosa si è inventato coach. Nessuno si prende la responsabilità. Passivo, deve tirare. Palla che rimane a
Eppam Zanutto, 26-24, tanta fortuna per l'Eppam in questa situazione. 1:15, non è finito niente, perché per il Trieste anche un punto potrebbe essere tanta roba. Ganz, e niente, se la becca Longaric, e Longaric fa il gol più importante della sua partita qui a Eppam nel ritorno, 27-24, con 40 secondi, 27-25, non è ancora finita, ci sono ancora 30 secondi, e ci sarà una difesa a tutto spiano. Vediamo quando ci sarà il passivo. Non c'è il passivo, c'è il fallo su Gox, e ci sono solo 10 secondi, non basteranno, bastano al Trieste per fare il 26-27. Eppam vince 27-26, fortunato l'Eppam, combattuta questa partita. Il Trieste che ha dovuto far meno di qualche giocatore in momenti decisivi, comunque bravi i triestini che hanno lottato fino alla fine, ci hanno creduto, un po' di sfortuna alla fine, complimenti alla squadra avversaria. E comunque ci sarà un ritorno a Trieste fra un paio di mesi, intanto vi saluto con un Eppam felice e con 2 punti in tasca. Grazie a tutti e alla prossima, fra una settimana, qui Eppam contro Rubiera.